Presidente, intanto una valutazione su questa prestazione. Ma sicuramente una buona prestazione contro una squadra che è sicuramente molto più forte della nostra, almeno sulla carta, è una squadra che è in Europa League, nella Liga Spagnola mi sembra che sia arrivata tra le prime 5 quest'anno. Noi abbiamo fatto la nostra bella figura perché al di là dei due gol presi, sia nel primo tempo che nel secondo, abbiamo avuto le nostre palle gol. È chiaro che c'è bisogno di un po' di tempo anche per i nuovi per entrare. Devo dire che al di là di tutti gli altri che conoscevamo, oggi ho visto un grandissimo Manai che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per poter fare molto bene questa. Caprari Manai, una coppia che sembra già funzionare, qualcosa da rivedere però per la fase difensiva. Ah sì, purtroppo nella fase difensiva sicuramente qualcosa dobbiamo migliorare anche perché non tutti gli elementi sono a posto fisicamente e quindi ci sarà tempo anche per migliorare quella parte lì. Ecco, Guzmic, Gaston Silva, tutti gli altri nomi, non so, Bovo, Gyomber, a che punto siamo? Ma io penso che questa settimana ci sarà modo di avere qui anche un paio di questi nomi di cui abbiamo detto e sicuramente metteremo a posto quella fase difensiva di cui si parlava prima, se non altro numericamente, perché sia il mister ma anche noi abbiamo sempre detto che con tutti gli effettivi attuali in buone condizioni questa sarebbe anche una difesa già a posto, però siccome abbiamo queste situazioni è giusto cercare di prevenire in maniera tale da presentarci al completo all'inizio del campionato. Trotta arriverà? Vediamo, ci stiamo ragionando non solo su Trotta, i nostri direttori stanno lavorando moltissimo da questo punto di vista. Sappiamo che non possiamo dare la croce addosso a Manai che è al suo primo anno, però oggi, ripeto, mi ha fatto molto piacere vedere una prova di questo ragazzo che ha fatto la guerra contro tutti ed era quella caratteristica che noi chiedevamo alla nostra punta, quindi se il buongiorno si vede al mattino. L'ultimo per quanto mi riguarda, anche questa sera Verre ha giocato bene, a che punto siamo? Ci sono sviluppi su quel fronte? Ma Verre è un giocatore del Pescara, io ho sempre detto l'abbiamo riscattato, abbiamo investito tanti soldi su Verre e è chiaro che i ragazzi quando hanno delle richieste importanti sicuramente qualche pensierino ce lo fanno, però Verre sa benissimo che è il suo primo anno vero di Serie A e in una squadra dove probabilmente il mister darà prima la maglia a lui e dopo agli altri 10, e io se fossi in Verre ci penserei 100 volte prima di andare via.